Possiamo vedere che lo coccola, guardate che carino. Poi di idrogeno, E frattano. poi stazione di tosatura. Allora, oggi andiamo a fare una cosa complicata. Andiamo a crearci questa stanzetta dove alleveremo dei nostri simpatici animaletti. Queste bestie qua, gli scaglioni, Sono carine, sono brutte come la fame, guardate che brutte, Madonna, ma sono molto utili perché loro tecnicamente producono tessuto, hanno queste cosettine orribili, sono palline di lana, sto, No, una roba. le nostre pecore. Sono le pecore brutte, le pecore brutte. Ma non solo, loro hanno la grande virtù, intanto andate piano piano a fare cose, la loro virtù che se respirano idrogeno, piano piano faranno dei figli un po' diversi tra loro, cioè dei figli che producono plastica, perché Esatto. da noi insegnano che la plastica Viene dagli animali. viene dagli animali, visibilmente, o almeno se la mangiano. Esatto. E questa roba qui è un trucco super importante per toglierci tutto quel processo dal petrolio per creare la plastica. È una cosa lunghissima, complicatissima, che vi faremo vedere sicuramente nei prossimi video. Ma, visto che noi dobbiamo sempre portare qualcosina di un po' così sgamato, un po' di utilità, cerchiamo di trovare una soluzione. Ok, adesso per esempio in questa stanza, giusto per provare un po' di roba diversa, abbiamo messo sia un punto di scarico creature, cosa significa? Che se c'è già una creatura adulta che sta girando come un matto, potete catturarla e scaricarla in un punto. Questo qua. Invece, se avete delle uova e noi ce le siamo fatte uscire dal portale, tre uova di scaglietto, che incubazione è già al 30%, potete metterle in una incubatrice invece che perdere tempo ad aspettare. Potete metterle qua dentro e fare più in fretta. Ovviamente ciuccia una fucilata di energia, se non ricordo male, facciamo così e chi se ne Certo, se non avete fretta potete tranquillamente non farlo, però. frega. Se volete. Però, se voleste mai, invece, potete usare un trucco più veloce. I compattatori, vi mettete un compattatore. Gli dite al compattatore, adesso ne prendiamo uno a caso, di mettere solo uova dello specifico animale che volete voi e poi, eccola, già fatta. E che fretta! Uova di creatura in questo caso, uova di scaglietto, se trovate anche luccicante tanta roba, e che è quello che vorremmo poi produrre. Loro mettendo P9 andranno a raccogliere, dicono: cazzo, quel compattatore è mega importante, allora gli porto quello che vuole. Non fate al contrario, cioè più importanza su raccogliere l'uovo di per sé, perché ci penseranno loro, visto, hanno già raccolto e via. State attenti, seguite sta roba, perché il bordello è se le uova stoppate rimangono troppo all'interno, si rompono. Quindi voi in questo momento poi fate così, quello rimane vuoto e voi avete magicamente le uova dove vorreste. Ok, in questo momento ad esempio abbiamo già finito l'incubatrice che vede le uova di scale 4, ale, via. E ok, mettete incuba, mettete, ripeti, non c'è energia perché siamo dei bigiù, probabilmente, perché eccola, abbiamo collegato al cavo sbagliato. Visibilmente, dobbiamo purtroppo fare un giro più lungo perché siamo stupidi. A meno che per scherzo in questo momento romperò questo e attiverò questo. Basta, perché siamo molto molto. Olè, fatto. Ok, poi lo riattiveremo. Cosa importante in tutto questo è che dovreste avere qualcuno che sappia allevare. Ricordatevi di selezionare nello scarico le bestie che volete scaricare, se no o le scaricano tutte e non vi conviene perché poi diventa uno zoo incasinatissimo, oppure non ne scaricano nessuna, quindi fatelo. Ah, ci siamo scordati che per velocità dovevamo collegare questo pezzo di cavo. Poi non fate come noi perché abbiamo fatto un trucco solo adesso di attaccare. Poi staccate, ricordatelo. Ok, abbiamo le batterie di nuovo cariche. Nel momento in cui avete un allevatore, comunque verrà a coccolare l'uovo in modo da velocizzare l'incubazione. Infatti, comunque possiamo notare l'integrità 99 perché sono stati mezzo secondo dentro il compattatore. Eccolo! Possiamo vedere che lo coccola! Guardate che carino!
Nel mentre andiamo a sistemare le condizioni in cui dovranno vivere i nostri simpatici scaglioni Andiamo in o stazione scaglietti. e toiletta. Vai. Fondamentale perché con questa stazione qui il nostro allevatore permetterà di curare l'animaletto e tosarlo, in questo caso qui. Poi l'idrogeno, E frattamente. poi stazione di tosatura, ecco perché ci sono due cose, signori. Stazione di tosatura serve ovviamente per tosare i nostri amici, perché sennò la plastica nei tessuti, come cazzo li pigliamo? Ora abbiamo un problema, cioè per allevare le bestie devono mangiare. Quindi, nel mentre che devono mangiare, dovete creargli. Loro vanno matti per gli alberelli secchi, grazie a Dio, perché è un cibo molto, molto facile da fare. Quindi dobbiamo ricordarci due cose fondamentali. La prima è che gli alberelli secchi stanno bene a una certa temperatura e con un certo ossigeno. Altresì, i nostri scaglietti stanno bene nell'idrogeno. Quindi È un la problema. difficoltà di questa camera qui è che dovrà avere una doppia atmosfera, chiamiamola così, quindi un doppio gas, in cui ci sarà una parte bassa di ossigeno e una parte alta di idrogeno. Ora, noi per velocità abbiamo messo le parti in cui i nostri omini dovranno lavorare nella zona dell'idrogeno, quella alta. Ricordiamoci che dovranno poi stare immersi loro nell'ossigeno, sennò crepano, tra Ecco, l'altro. stiamo cancellando i cosi perché effettivamente lì su ci sarà troppo idrogeno ed è possibile che i duplicanti invece che lavorare scappino via, quindi a metà. È buona norma che li mettiate verso metà, dove ci sarà principalmente dell'ossigeno. Bene, quindi andiamo a vedere che una volta creati i due macchinari, questa stanza qui diventerà una stalla bellissima e quindi avremo anche qui un bonus di morale. Comunque, dovete recuperare l'idrogeno. In questo momento, se avete fatto il sistemone che sta funzionando così cos'ha, perché probabilmente non è attaccato ai cavi, esatto, ai cavo di automazione, potete usare l'idrogeno che sta venendo prodotto dalla macchina idrolizzante. Quindi andiamo ad attaccare i cavi in maniera da far funzionare tutto questo molto meglio. Se non l'avete visto, guardate il nostro video sull'automazione, come risparmiare anche, in quel caso lì era il gas naturale, ma non si sa mai. E ci rivediamo tra poco. Later, much, much later. Ok, adesso possiamo vedere che qua abbiamo fatto un cambio. L'idrogeno sta andando su in questo bordello di cavi. Ho dovuto urlare tantissimo per far passare i cavi. Infatti, vediamo che sale, 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 sale. E con un trucco di magia pompiamo all'interno dell'idrogeno. In realtà non è che ve ne serva una quantità. No, vabbè, un po'. Ce ne deve essere il giusto in maniera che loro non siano in sofferenza, in qualsiasi tipo di sofferenza, e dopodiché si popolerà di simpatici animaletti. Ricordatevi, ora, una volta fatto quasi tutto, uno di tirare gli ultimi cavi per collegare l'energia e due di mettere i nostri ramoscelli secchi. Ok, adesso possiamo già vedere che intanto c'è ancora dell'ossigeno. E tra l'altro qua era ossigeno inquinato, quindi vabbè, abbiamo un pelo di antracosi. Qua su abbiamo l'idrogeno. Ora, penso che non consumino l'idrogeno, quindi potete metterne un po' e poi stoppare e aleggerà per il resto della sua esistenza lassù. Ma c'è un problema. La fisica ci insegna di questo gioco che se l'idrogeno sta su è perché sotto ha un altro gas un po' più pesante. Quando il gas verrà a mancare, cioè l'ossigeno, l'idrogeno inizierà a scendere troppo, quindi qua dovrete piano piano continuare a immettere ossigeno piano piano. Quindi cosa andiamo a fare? Un trucco che abbiamo già, quello dei fiori setosi con le valvole di chiusura e l'atmosensore, tutto qua. Allora, noi possiamo, qua è un compare, voleva fare un metodo molto più Più grezzo, grezzo, ma secondo me più efficace, più facile, più veloce. cioè aprire questa porta con un'automazione. Esattamente, cioè, se volete con un'automazione, se volete essere persone fini, gentili ed educate, se no, No, fate grezzi. Proprio mandate l'omino ad aprirla manualmente ogni volta che vi serve. grezzo, ma io non sono di questo particolare Cristo Santo, come vi viene in mente?
Io ho tirato, giuro che non ho fatto nulla. Ah, adesso l'hanno piantata, eh. Finalmente c'è l'aggiornamento in cui se stai tirando i tubi quella merda di campanella rimane fissa. Che sennò prima esplodeva e faceva così. E poi quando togli lui continua. Perché altrimenti quando c'era la campanella si piantava tutto e ti riempiva di ciò che stavi tirando. Sì, diciamo che Clay in generale il fine ciclo, se avete giocato anche a Don't Starve per esempio, lo gestisce così, in una maniera un po' frizzante, perché ci mette dentro il caricamento, ci mette dentro un sacco di cose, quindi il computer soffre. Cioè voi avete la 2080 e il computer soffre. Sempre. Signori, guarda che bravi, che efficienti, sono già lì sul pezzo. Cazzo, io neanche ho finito, andate piano, maledetti. Sfiato da reazione. E poi l'atmosensore ovviamente dovrebbe essere in un punto più lontano. E attenzione, stop tutti, occhio a non riempirvi di idrogeno, perché sennò l'atmosensore continuerà a dire è pieno. Comunque avete visto che nel mentre sto povero uovo sta crescendo, noi siamo riusciti più o meno a fare una base. Questo idrogeno verrà compresso piano piano quando immetteremo dell'ossigeno, che qua vediamo in 400 grammi, una roba, ma noi qui all'atmosensore metteremo una cifra un po' più alta. Ok, nel mentre l'atmosensore è stato realizzato, voi gli mettete che tiene aperto se sotto i, che ne so, 450 grammi, lui dice pressione attuale, appena sente una cifra in più, smatta. E 3, 2, 1, via. E l'ossigeno entra. Boh, questo tarerà per i cazzi suoi quando e se attivarsi o meno. Così gli omini lavorano, tanto le piante hanno bisogno di o ossigeno o anidride, quindi una delle due. Con l'idrogeno, cazzi, non funziona. Di stare a una certa temperatura, quindi occhio qui per esempio che abbiamo lasciato uno spazio, potete mettere questo, lo potremmo spostare di uno in su, non lo so, o qui, e metterci il solito... Rantolino, il nome non mi viene mai, perché deve rimanere a una certa temperatura. Può essere un errore, come possiamo vedere, mettere l'incubatrice che sta scaldando. Ultima cosa super importante: gli animali hanno una felicità. Questa cosa qui cambia fondamentalmente quanto produrranno, se produrranno e che tipo di uova faranno. Ovvero, se un animale ha una delle sue condizioni di vita rispettate, avrà questo valore più alto o più basso. Qui vediamo che è felice, per esempio. Il nostro scopo è farli stare addomesticati, felici e sazi, e avremo un sacco di plastica. Eccolo qui, ovviamente ha una sua età. Devo fare rimuovi. Piccolo discaglietto, no? Sì, sì. Cazzo serve fare ripeti se poi non lo fa da solo. Eccolo qua che mangia e pian piano crescerà, diventerà in età da uovo e potrà tranquillamente darci altre quelle creaturine moleste. Molto moleste, quindi dovete aspettare del tempo, loro giocheranno un po', vedete, soprattutto state attenti che almeno inizialmente o forse mai non saltano, quindi devono avere un percorso che a esse che gli funzioni per tutta la base. Perché sennò non, a volte magari non vanno fino a su all'idrogeno. Altra cosa fondamentale è che non ci devono essere troppi esemplari di una razza particolare dentro la stessa zona, perché sennò questo intaccherà la loro felicità, vi diranno che è uno spazio troppo affollato per loro e si vorranno ammazzare. Oppure li dovrete ammazzare voi, purtroppo è brutto. Tra l'altro, in caso di estrema necessità, perché come avete visto è complicato fare una stanza del genere, ma se vi servisse, se aveste troppo poco cibo, li potete uccidere e mangiarveli. Siete dei barbari. Si griglia! Con questo video la chiudiamo qua. Loro cresceranno, vedremo anche nei prossimi video, vedete che il cibo intanto fa. In questo modo potete solo evitare di dovervi fare, che ne so, l'exotute per entrare, perché è tutto idrogeno, non serve. Fate una stanza più alta, metà c'è il cibo per loro, quando vogliono scendono giù, mangiano, 3, 2, 1 dovrebbe, no, se ne va, e quando vogliono l'idrogeno vanno su. Ovviamente ricordatevi che gli alberelli secchi sono lì per loro, non devono essere raccolti dai nostri duplicanti, se no ce li perdiamo. C'è un disattiva. Esatto, più semplice, più veloce. Detto questo, ci vediamo al prossimo magico video. Alla prossima!